dopo l'ultimo video che ho postato, quello che parlava dell'obsolescenza programmata, mi sono arrivato un sacco di chiamate. E perché mi dicevano: guarda, che non si è visto un po' quello che hai fatto vedere all'inizio. Allora ve lo mostro più da vicino. Queste sono delle cinture, a volte anche firmate. Ecco, vi faccio vedere il dettaglio di quello che accade alle cinture che si acquistano oggi in giro. Non è altro che appunto un prodotto realizzato con materiali sintetici. Vedete, si allungano pure, materiali sintetici. Sotto invece utilizzano questa specie di impasto tra gomma, cartone. Perfetto. Questa è una, questa è un'altra. Guardate, ecco, questa è la cintura che poi, ecco, vedete? Questo è il risultato di, se guardate proprio la fibra, si vede che è un tessuto. E intanto, se la guardate attentamente, adesso vi faccio vedere attentamente, sembra una cintura in vera pelle. In realtà si fa fatica quasi a capirlo, però ve ne accorgete già da quando vi accade questo. I buchi incominciano ad allargarsi e incomincia ad accadere questo. Dunque, questo è l'obsolescenza programmata. Una cintura oggi con la fibbia, la manodopera italiana, non può costare mediamente al di sotto delle 25-30 euro, 25-30 euro, prodotto finito. Ma stiamo parlando di un prodotto di questa qualità, bufalo 4 mm, cioè parliamo di una cintura che vi potrà durare 40 anni 45, utilizzata ogni giorno, fibra di bufalo, quindi fibra animale, non fibra sintetica. Ecco, questo per esempio, tipo, come può essere anche il blu, potrebbe essere l'Avion. Queste sono tutte cinture fatte artigianali in bufalo, ok? Ecco, questo era quello che vi volevo far capire parlando appunto dell'obsolescenza programmata. Molti questa cosa li ha turbati perché avevano timore di aver acquistato una cintura che per loro era pelle, ma che stava facendo questa fine. Mi si allargano i buchi, mi si sta spellando, mi si spella la cintura, e ha ragione, non è che si spella, si... si toglie il sintetico. Questo, vedete, è un sintetico, ok? Che sembra quasi, attenzione al marchio, non lo facciamo vedere, ecco, che sembra quasi della pelle. Mi stanno vendendo il fumo, ok? Dovete rivolgervi agli artigiani. Gli artigiani non potrebbero mai fare questo, perché si ritroverebbero dietro la porta la fila di persone che si lamentano. Per noi non è una bella cosa, noi abbiamo una dignità, il Made in Italy ha una dignità, ma queste sono aziende italiane che fanno realizzare queste cose in Cina e molto probabilmente a bambini piccolini che neanche vanno a scuola, come in Cina, come in India, in Bangladesh, tutti questi paesi dove la manodopera è pari a zero, vengono utilizzati tutti questi materiali perché deve essere veloce da fare, ok? E deve costare poco. Perché? Perché loro te la propongono a 25-30 euro, ma è plastica. Ok? Ciao a tutti.